Professor Gargani, nel suo recente libro Wittgenstein, parola, musica, gesto, lei affronta l'ambito culturale della cosiddetta Finis Austriae, un'epoca che ci sembra parli di noi, avendo molto in comune con quella che ci troviamo a vivere in questo inizio di millennio. Inoltre, stasera ci proporrà dei brani tratti dall'Uomo senza qualità. Musil con Schnitzler, Svevo e altri, ha dato forma a un sentire che, come direbbe Heidegger, è ancora il sentimento poetico dell'intero Occidente. Innanzitutto, condivide questa analisi? E poi, secondo lei, quali sono le ragioni di quella che potremmo definire la vittoria dell'uomo senza qualità? C'è un'analogia indubbiamente tra la nostra epoca e quella a cui si riferiscono gli autori che lei ha citato, come Wittgenstein, come anche Heidegger e naturalmente come Robert Musil. Ed è una svolta, secondo me, fondamentale, perché quella svolta che avviene tra 800 e 900 è una svolta che si caratterizza non solo da un punto di vista filosofico, ma più in generale per la cultura nel suo complesso. E secondo me la svolta consiste nel fatto che si abbandona, si prende finalmente congedo da quella filosofia, da quella cultura e da quella epistemologia che vedeva il primato del soggettivo, del soggetto, il mondo a partire da come lo vede il soggetto. Da quando Cartesio ha sostituito la mente al posto della ragione di Aristotele, questo spazio chiuso interno da cui partono tutte le certezze, da quel momento l'uomo ha trasformato la filosofia in epistemologia e ha messo al centro delle certezze, come dire, la trasparenza della mente con se stessa. Il principio è, come ha detto un filosofo americano, nothing is closer to the mind than the mind itself, niente più vicino alla mente della mente stessa. Ecco, l'epoca a cui faceva segno la sua domanda è proprio l'epoca tra fine 800 e primi del 900 in cui prendiamo congedo da questo e in sostanza l'uomo europeo scopre un mondo storico-culturale e linguistico che lo precede. E allora è l'esserci di Heidegger, il destino, l'agiatezza, o è la forma di vita di Spengler e di Wittgenstein, ma qualcosa che non è un'invenzione della mente, dell'epistemologia, ma è una condizione storico-sociale, linguistica in cui l'uomo versa. E da allora le cose sono fondamentalmente cambiate. E in modi diversi, in secondo declinazioni diverse, Heidegger, Wittgenstein e Musil proprio articolano questo discorso, che ha l'effetto di restituirci a un tema che io trovo tra i più avvincenti della cultura contemporanea, e cioè la restituzione dell'uomo all'ordinario, alla vita di tutti i giorni, a quello che secondo un filosofo americano di Harvard, che si chiama Stanley Cavell, è appunto la restituzione dell'ordinario, di una vita uneventful, cioè senza eventi, ma salvata proprio così nella sua quotidianità, nel fatto che l'uomo riscopre appunto la sua vita quotidiana. È come dimenticare Virginia Woolf che nella signora dall'angolo di fronte, in quel saggio dedicato, intitolato a Mrs. Brown, che è questa broken teapot, questa teiera rotta, perché è una persona di modesta levatura sociale, di modestissima cultura, che sta lì in un compartimento del treno da Londra a Richmond, in un percorso breve, in un trenino dove Virginia Woolf suppone che ci siano i più importanti scrittori dell'età edwardiana, cioè il principio del Novecento, che sono Goldsworthy, Wells e Bennett. Allora Wells non la vede neanche la signora perché pensa così alla tecnologia del futuro, eccetera. Goldsworthy è bravissimo nel cogliere lo sfondo sociale di questa signora, mentre Bennett si occupa dei dettagli analitici dello scompartimento. Nessuno pensa alla signora Brown che sta lì rannicchiata, modesta in un angolo e che invece, secondo Virginia Woolf, secondo l'aristocratica Virginia Woolf, è il personaggio del futuro, il protagonista del romanzo del futuro. Yeats diceva: dopo Sì. di noi solo un Dio selvaggio. E in effetti alla caduta delle certezze del primo Novecento non ha fatto seguito alcuna rifondazione né una sostituzione di tali certezze.
Secondo lei l'Occidente potrebbe essere alle porte di un nuovo corso o è vera la lettura di molti pensatori contemporanei, secondo cui l'Occidente sta assistendo al proprio inesorabile tramonto? È molto temerario fare questi bilanci, nel senso che dopo queste dichiarazioni apocalittiche, anzitutto non dobbiamo dimenticare che certe volte, non so, soprattutto un personaggio come Heidegger, vedono tutta la storia dell'uomo europeo, la storia dell'uomo, in termini filosofici, dimenticando che ci sono state anche delle altre cose, non so, la rivoluzione francese, la scoperta dei virus, dei microbi, cioè per dire c'è tutta una quantità di cose che di cui non si tiene conto in questi bilanci così negativi. Certamente certamente l'epoca in cui siamo, ma soprattutto proprio gli anni in cui siamo, sono anni in cui non ci sono più prospettive forti, in cui non c'è neanche il coraggio di presentare o la forza di presentare dei nuovi orizzonti. Non c'è mai stata una società dinamica come la nostra, ma non si capisce dove vada, cioè si muove tantissimo, ma dov'è il vettore? E in questo senso sono comprensibili queste reazioni che si affacciavano nella sua domanda. Certamente c'è il disagio dell'uomo che, parlando di Robert Musil, abbiamo un'abbondanza di testimonianze, cioè di disagio di un mondo nel quale l'uomo ha servito, da un lato si avvale dalla tecnologia, che è uno strumento indubbiamente positivo e potente e che non va ignorato, ma che al tempo stesso anche ha degli effetti disumanizzanti. Ha degli effetti disumanizzanti, per cui un Robert Musil può scrivere che è sorto un mondo di qualità senza colui che le vive, forse al limite l'uomo sarà incapace di vivere un'esperienza privata. Il problema di restituirsi ad un'esperienza vissuta del significato, di non essere estromessi, per così dire, dall'ambito delle ragioni, delle motivazioni che specificano l'essere umano. Progetti forti ce ne sono stati nel corso del nostro secolo, anche solo filosoficamente, che è la cosa di cui mi occupo principalmente, dico, si possono ricordare. Da ultimo anche il postmodernismo, il decostruzionismo, tutta la cultura del postmoderno, anni 80 e 90 del secolo appena passato, erano dei progetti che a loro modo erano forti, anche se magari raccomandavano la debolezza del pensiero o come dire, rifiutavano delle certezze fondazionali, però come progetti erano progetti forti, perché erano progetti forti di rivedere la cultura, la posizione dell'uomo, la tradizione, eccetera. Io direi, schematizzando, che da quando siamo entrati nel terzo millennio, ecco, c'è più un impegno di revisione dei progetti forti, di commisurarli a quelle che sono reali possibilità, che non effettivamente dei piani di ridefinizione e di riacculturazione, ecco. E quindi siamo un pochino in questa fase di revisione critica di programmi in tanti piani, sul piano filosofico, sul piano anche scientifico. Le difficoltà che hanno i fisici a uscire dalla dicotomia, tra la tensione tra meccanica relativistica e meccanica quantistica, cioè sono tutti sintomi di una elaborazione che molto spesso sul piano culturale va alla ricerca di compromessi e di mediazioni, ma che rinuncia però a abbracciare la spinta in una direzione molto decisa. Ecco. Direi questa è un po' l'impressione di questi anni, anni così di ripiegamento, di riflessione critica, di revisione. Ormai qualche anno fa, rispondendo a una domanda, ha criticato la metafora cervello calcolatore. Riassumendo, citava il neurofisiologo Edelman quando diceva che pensare che la mente sia un elaboratore è una frode intellettuale.
Un computer può simulare sì i processi mentali, ma può anche simulare un incendio senza per questo esserlo. Oggi, tuttavia, la scienza propone un modello riduzionista della mente, come un insieme di proprietà emergenti da un complicatissimo intreccio di neuroni. È possibile, secondo lei, il rischio di star ricadendo in una nuova, illusoria metafora? E come il pensiero filosofico si misura con tale prospettiva? Ma non c'è dubbio che le estrapolazioni, le conclusioni filosofiche che traggono scienziati, esponenti della computer science, sono pretese filosofiche molto spesso ingenue, molto poco giustificate, molto poco articolate. Un conto è sviluppare l'intelligenza artificiale, dei programmi, dei progetti, un conto è trarne fuori un senso filosofico che sia altrettanto legittimo. C'è un fiorfiore di filosofi della scienza, da Putnam a Rorty, a Edelman, a John Searle e molti altri, i quali mettono in discussione i presupposti ingenui di queste concezioni riduzionistiche, di questo materialismo riduzionista o di questo materialismo eliminazionista addirittura. Naturalmente io ritengo che sia positivo, per stringere il discorso, che sia positivo, come dire, la reazione che si manifesta nei confronti di certe concezioni tradizionali della mente che, come diceva Gilbert Ryan, un filosofo di Oxford, erano lo spettro dentro la macchina, l'idea che tutte le nostre funzioni mentali siano coordinate da un demiurgo, da un regista, da un homunculus che sta lì dietro a tutte le nostre mappe neurali e le governa e le dirige, e questa è l'ingenuità appunto che un punto di vista scientifico deve eliminare. Ma è indubbio che il rapporto tra la mente umana e l'ambiente che lo circonda è un rapporto analogico, mentre l'altro invece è un rapporto non analogico, e digitale, quindi già questo presenta una forte discrasia, una forte contraddizione, diciamo, nei presupposti dai quali partiamo. Inoltre il rapporto che ha un soggetto parlante, un soggetto di discorso con il mondo che lo circonda è un complesso di rapporti, è un contesto di relazioni, non è solo un'astratta sequenza simbolica. Parlare degli alberi o rivolti agli alberi significa anche vederli, toccarli, percepirli, sentirne l'odore, cioè tutto questo sono cose queste che non le ha dette un poeta o una persona nervosa durante i suoi sogni, ma l'ha detto per esempio Hilary Patten in Ragione, Verità e Storia, per dire che una persona è molto diversa da un cervello in una vasca. Ecco. Il problema poi è un altro, che le concezioni computeristiche della mente pongono l'accento sull'istruzione, da dove, a mio giudizio, e seguendo naturalmente degli scienziati, ritengo che si debba seguire un modello di evoluzione, e cioè con fondamento biologico. Per finire, ma ce ne sarebbero molte cose da dire in contrario a queste concezioni riduzionistiche, il rapporto della mente col mondo esterno è anche un rapporto tutto articolato su valori, interessi, su motivazioni, ed è molto difficile poi andare a cercare in elementi fisici opachi quello che è per noi un contesto di ragioni, di motivazioni. Queste appartengono soltanto laddove c'è un linguaggio, laddove c'è una cultura. Non possiamo capire questo senza cultura, senza contesto simbolico. Se no cadiamo nelle banalità che poi sono oggetto delle buone battute
o barzellette quasi di Edelman, del tipo dei due amanti che fanno l'amore e siccome sono behavioristi, lui dice a lei: per te è stato bello, potresti dirmi com'è stato per me, per esempio. Oppure i due turisti che vanno a Tel Aviv e alla sera vanno a New Night, c'è uno showman che racconta deliziose barzellette in ebraico e uno dei due amici ride fino a quasi a cadere dalla sedia, e il suo compagno gli dice: ma dice, lui lo showman è molto bravo, ma parla in ebraico, tu non lo sai, perché ridi tanto? Ah, dice, ma mi fido di questa gente, ecco, insomma. Cioè, questo è quell'uscire dalle ragioni che fanno spesso delle tesi di questi neuroscienziati degli errori categoriali, cioè di confondere un fenomeno con un altro. Detto questo, naturalmente senza negare i grandi avanzamenti, i grandi progressi che nella scienza medica e clinica hanno portato queste tecnologie, insomma. Nella stessa intervista, presentando il problema del soggetto e partendo dal dualismo cartesiano, lei ha parlato dell'esperienza dello stupore come qualcosa che ci assale. Sentiamo di poter uscire da noi stessi e metterci in una sorta di comunicazione speciale col mondo. In queste occasioni, dice, è possibile cogliere l'illusorietà dell'io. Ma questo non mette in dubbio l'esistenza di un io. Se lo negassi, lo confermerei. Ci viene in mente il Wittgenstein della conferenza sull'etica. Cito: descriverò questa esperienza in modo che voi possiate richiamare alla vostra mente la stessa esperienza. Quando mi accade, mi meraviglio per l'esistenza del mondo. E sono allora indotto a usare frasi come «quanto è straordinario che ogni cosa esista» oppure «quanto è straordinario che il mondo esista». A questo punto si aprono due grosse questioni. La prima riguarda l'esperienza dell'io come finzione. Cosa si intende per finzione e che conseguenze ha ignorare questa finzione in atto? L'altro aspetto è che lei associa l'esperienza di stupore con un'apertura, una sorta di trascendenza immanente, se mi passa il termine. Come può accadere ciò? È un bel concentrato di domande, almeno 10 o 15. Dunque, la bellezza della frase di Wittgenstein dipende dal fatto che lui enfatizza che ciò che ci riempie di stupore non è come sono fatte le cose, come è fatto il mondo, ma che il mondo esista, bello o brutto, buono o cattivo, ma per il fatto che ci sia. E quando l'uomo ha queste aperture, quando l'uomo ha questa percezione meravigliata, per cui può essere di fronte a un oggetto qualsiasi, davanti a una stufa, davanti a una tazza, una brocca, e si stupisce che ci sia, piuttosto che non esserci, ecco, questo è una condizione di apertura verso quel mondo che rende l'io illusorio. Ma in che senso? Tutto ciò di cui parliamo non è illusorio per il fatto che ne parliamo. Stupido dire non esistono le sensazioni, parliamo delle sensazioni e quindi anche l'io. Il problema è che non è più l'io di Cartesio, cioè non è l'io fortezza, non è il fondamento di ogni incertezza. È un io invece che si è messo a comunicare con il mondo. Eravamo partiti da questa domanda in realtà, la trasformazione tra 800 e 900. Appunto, c'è un io che non è più responsabile del mondo, che non è più l'occhio che sopra guarda, che controlla tutto l'universo, ma è un io collocato nel mondo. È un'illusione l'io, è al solito i filosofi, ma chi direbbe che l'io è un'illusione se non avesse letto Cartesio, non avesse letto un filosofo? Per stare attenti a non confondere il mondo con i filosofi. Dunque, lì è un'illusione nel senso in cui certa tradizione ha sostanzializzato questo io. Non so, anche il grande Kant che dice l'io è una rappresentazione che accompagna tutte le nostre conoscenze, come se ci fosse lì una sentinella, qualche cosa che ci accompagna. In questo senso l'io non esiste, l'io è fatto di contingenze. Come diceva Robert Musil, l'uomo, l'io dell'uomo è fatto di tanti pesi e contrappesi, per cui si dà più una spinta ad una componente piuttosto che un'altra, cambia la personalità.
cambia al punto che l'uomo è capace sia di cannibalismo sia di scrivere la critica della ragion pura. In questo senso è un'illusione, ma in questa accezione fortemente a prioristica dell'io, come se fosse una sostanza che accompagna tutta la nostra vita, appunto una sentinella insonne. Invece l'io poi è una costruzione narrativa, questo vorrei dire. E in questo senso l'io di Proust non è un'illusione. Non posso neanche dire che sia la verità, perché naturalmente l'io è suscettibile di plurime e molteplici descrizioni. E chi è qui che si sentirebbe di dare la spiegazione del sorriso ambiguo di Mona Lisa? Possiamo fornire una storia plausibile, ma non è la storia unica. E così è l'io. E quindi attraverso la narrazione, e quindi spendiamo anche una parola a favore della narrazione, che tra l'altro nell'ambito delle organizzazioni, delle aziende, delle imprese, ha preso ha assunto un grande ruolo, una grande importanza. Ci sono testi del management, delle organizzazioni, che tematizzano moltissimo la narratività, addirittura come fonte principale del sapere sociale. Questa narratività, questa narrazione, questo scrivere storie anche costruisce l'io. Prendiamo Proust, che è un giovane ebreo, quindi non nobile, in un rapporto di soggezione con la nobiltà, con i grandi salotti della nobiltà, dell'aristocrazia dell'Ottocento, in un rapporto di timidezza, di soggezione. Poi a un certo momento si allontana da quel mondo, si barrica nella sua stanza insieme all'asma che lo porterà alla morte e scrive uno dei più grandi romanzi del Novecento, La ricerca del tempo perduto, dove lui ridefinisce se stesso, ridefinisce i personaggi, fa rifluire ironia su quei personaggi che l'avevano suscitato tanta soggezione e tanta paura. Ridefinisce il suo io, segna una nuova nascita, secondo la quale vuole essere inteso dagli altri. E quindi è un nuovo io che lui ha costruito. Per concludere con le parole di Rorty, dire quel che si è dire quel che ne è stato di noi mentre eravamo alle prese col problema di ridefinirci. Chi conosce la matematica sa che questa è un'operazione ricorsiva, cioè un'operazione che si applica monotonamente a se stessa, su se stessa. Ecco, a proposito di narrazione e matematica, nei turbamenti del giovane Turles, il giovane protagonista nutre in seno domande molto profonde che si concretizzano nei suoi dialoghi con Basini e nei suoi dubbi su numeri immaginari. In entrambi gli ambiti gli educatori non sono di alcun aiuto e il ragazzo è costretto a tirare da solo le proprie conclusioni. Questa ormai è la situazione standard nel nostro mondo odierno. La scuola si allontana sempre più da un genere di problematiche esistenziali e si limita a informare i ragazzi, senza invece formarli. Se lei dovesse riscrivere le risposte del professore cui Turles rivela in parte il proprio disagio, cosa scriverebbe? Non potrei dare una risposta migliore di quella che ha dato il geniale autore, col quale non mi guarderei bene dal potermi confrontare, che è lo stesso Robert Musil. Cioè Robert Musil diceva, rispetto a questa società disumanizzante, e così basato su automatismi causali, sull'istruzione anziché sull'informazione, eccetera, eccetera, la nostra non è un'epoca semplicemente in cui c'è troppa esattezza, troppo intelletto e troppo poca anima, c'è troppa poca esattezza, c'è troppo poco intelletto nelle cose dell'anima. E allora i numeri immaginari sono, da un lato, uno strumento matematico, uno strumento simbolico di importanza centrale per la, per esempio per la meccanica quantistica. Per sviluppare le varie dimensioni occorrono i numeri immaginari. La cosa sorprendente è che partendo da numeri reali abbiamo bisogno dei numeri immaginari per cavalcare un abisso e ritrovare poi i numeri reali alla fine del nostro calcolo. Nel mezzo c'è un ponte sospeso nel vuoto, di cui abbiamo solo i pilastri all'inizio e alla fine. Questa è la situazione.
il giovane Thurles ottiene delle risposte insufficienti perché in chi li parla non c'è questa combinazione di anima e di esattezza, di compenetrazione psichica, di compenetrazione motivazionale, psicologica, insieme a quelle che sono le dure leggi della conoscenza matematica. Insomma. Grazie.